Le speranze di salvezza sono ridotte al lumicino, che può restare acceso solo in caso di un finale di campionato dirompente che questo Pescara non sembra avere nelle corde. Un finale che andrebbe alimentato domani da una vittoria all'Adriatico Cornacchia contro il Pisa. C'è margine per poter sperare ancora? Ecco cosa ne pensa Gianluca Grassadonia. Li vedo lavorare perché è una squadra che, a parte la partita di Vicenza, è una squadra che ha sempre fatto bene, che ha lottato strenuamente anche rimanendo in 10. Sicuramente il gol al 92esimo con l'Ascoli ci ha condizionato tantissimo, perché voglio dire, sappiamo insomma che pareggiarla anche in 10 per noi sarebbe stata una grande iniezione di fiducia, e dobbiamo alzare la testa e non ripetere la partita di Vicenza, giocare con coraggio, con personalità. Ripeto, io ci credo, i ragazzi ci credono, però è arrivato il momento di trasferire le nostre parole in fatti, come i ragazzi hanno fatto bene le prime giornate, parlo della mia conduzione, e crederci, perché voglio dire, vincendo la partita, noi dobbiamo vincerla, si riaprirebbero nuovi scenari. Stamani la seduta di rifinitura. Grassadonia sceglie di non rivelare alcunché su infortunati, indisponibili e scelte tattiche. Calciatori in teoria tutti convocati. Unica indicazione non sarà della partita Memushai, che ieri non era neanche in panchina nella gara che la sua Albania ha giocato a San Marino e a questa mattina non era ancora rientrato in città. Il tecnico salernitano comunque ripartirà da una difesa 3 con Sorensen, Drudi e Scognamiglio. Nonostante gli impegni con l'Under 21, Bellanova presidierà il binario destro, ma Sciangero quello mancino. In mezzo De Sena e Busellato, e uno tra Maestro e Macin, che dovrà sdoppiarsi nel ruolo di mezzala in fase difensiva e trequartista in quella offensiva. In avanti ballottaggio Odgaard Giannetti per un posto al fianco di Seter. Domani scioglieremo le riserve. Rispetto il vostro lavoro tanto, ma insomma noi non dobbiamo dare vantaggi a nessuno, e quindi sono tutti convocati, e domani vi renderete conto insomma di quella che sarà la situazione. Abbiamo l'obbligo domani, ripeto, mentre le altre volte dicevo è importante, non è determinante, domani è una partita determinante e dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo e andare oltre, assolutamente. Il Pisa del pescarese Luca D'Angelo sogna i play-off, 4 punti da recuperare dal Chievo ottavo e con una gara in meno, quella che i toscani non hanno giocato col Pordenone prima della sosta. Squadra che ha degli equilibri, solida, ma che andrà affrontata con coraggio. Noi affrontiamo una squadra oggi che è in salute, mentalmente sicuramente una squadra libera, quindi sicuramente affronteremo una squadra in questo momento tra le peggiori da affrontare. Gioca insieme da anni, è una squadra molto dinamica, è una squadra di qualità, e quindi voglio dire, sono 2 settimane che la guardiamo, quindi sappiamo e dobbiamo vincere la partita, non ci sono troppi o tanti giri di parole. E quindi sarà una partita intensa sicuramente, dove dovremo essere bravi a trovare il coraggio di osare, il coraggio di andare oltre qualsiasi tipo di situazione.